le altre partite le vedrai? Oh, dicevo a quelli di Sky, se magari tolgono i risultati delle altre, mi guardavo solo il derby Bari-Lecce, però purtroppo ogni 5 minuti ti mettono gli altri risultati, quindi non so se ce la farò. Guarderei il Lecce solo perché ci tengo al Lecce, però no, non so, siamo in molti che non ce la facciamo a guardare gli altri risultati. Il nostro lo abbiamo fatto, ovvio che adesso bisogna sperare qualcosa di, se non di miracoloso, poco ci manca. Secondo te cosa è successo in queste ultime 3 partite? Cosa è mancato? Sono stati più gli episodi o qualche mancanza da parte vostra? Episodi, però episodi vuol dire che c'è sempre stato qualche sbaglio nostro o bravura dell'avversario, però oggi siamo arrivati qua in crisi di risultati, non di prestazioni. Poi le partite precedenti, quella con l'Inter, con la Juve, sono stati errori di episodi, con errori nostri che ci hanno condannato. Bastava un pari, il campionato cambiava totalmente, il nostro. Però non bisogna buttare tutto via, bisogna guardare avanti, bisogna vedere che la squadra mano a mano è cresciuta e ci ha avuto dei cali. Però siamo andati anche fuori casa a fare grandissime partite, grandissime prestazioni, questo bisogna anche guardare. L'obiettivo è fare altri 3 punti a Lecce e lì tirare una riga e fare il bilancio. Sì, sì, come lo era 2 domeniche fa, era cercare di fare sempre la maggior i punti possibili, perché poi purtroppo adesso non dipende più solo da noi, dipende anche da altri risultati. Il rimpianto è quello, che magari per qualche domenica dipendeva solo da noi e non ce l'avevamo fatta, però non bisogna guardarsi dietro e piangere addosso, bisogna solo pensare che oggi abbiamo fatto il nostro, abbiamo regalato ai nostri tifosi una vittoria importante, l'ultima in casa, e aspettare domani che succeda qualcosa. La stagione della tua definitiva consacrazione, sei diventato realmente un leader assoluto di questa squadra, hai questo sentore anche tu? No, non mi piace, non mi è mai piaciuto parlare di me, quello dovete chiedere ai ragazzi, io cerco sempre di dare il massimo sia dentro lo spogliatoio, fuori che dentro il campo, poi non mi piace dire a me sono un leader, sono questo, sono quell'altro, bisogna chiedere agli altri. Certo, certo, come no, sono cresciuto insieme alla squadra, se la squadra non cresce noi individualmente non andiamo da nessuna parte.